Quando è nata la Metalmobil ha portato sul mercato un prodotto fortemente innovativo e mi riferisco alla sedia in acciaio plastificato rivestita con del filo tessuto a mano. E direi che la filosofia che Metalmobil proietta nel suo futuro è quella che passa continuamente attraverso attività di ricerca, di innovazione, cercando di interpretare quello che è il bisogno di qualunque persona che in un locale pubblico desidera per vari motivi sedersi. Il designer è una figura importantissima, direi la più importante nel progetto di innovazione della Metalmobil. Però devo dire che ogni designer che collabora con noi trova all'interno dell'azienda un team importantissimo di persone preparate nei vari rami che riguardano appunto questo prodotto e senza le quali persone nessuno potrebbe arrivare al risultato finale. Progettare per Metalmobil è una sfida notevole perché questa azienda fresca, nuova per me, ma nuova anche nel suo nuovo taglio, che non era solo quello di riempire delle gelaterie di sedute, ma di avere un linguaggio proprio che io cerco di utilizzare e su quel segno, su quel modo di produrre e di fare l'oggetto, costruisco qualcosa. Allora, ci metto un po' un modo di fare e la moda, i colori, la materia, è un'alchimia, una specie di ricetta per fare un buon piatto. Abbiamo un linguaggio che ci viene riconosciuto, una nostra identità, e questo per adesso mi sembra ottimo il rapporto e il progetto, i progetti che noi facciamo. Questa, diciamo, immagine di Metalmobil in passato vedevo un po' come un'azienda che fa mobili per bar, ristoranti, abbastanza normale. E da questa situazione è diventata un'altra cosa, un altro spirito, e voler fare qualcosa che risponde al nostro sentimento, e valore ulteriore, non più una cosa sufficientemente funziona, sufficientemente bellino, sufficientemente economico, no, qualcosa in più per soddisfare altri, ma soddisfarci, no? Quindi per progettista, designer come me, questa nuova, diciamo, visione, nuovo modo di essere questa azienda è molto importante. Progettare per un'azienda come Metalmobil significa stare molto con i piedi per terra, non dimenticando ciò che avviene nel mondo della concorrenza e nel mondo del design. In un momento in cui i formalismi stanno diventando predominanti nel campo del design proprio in maniera fortemente eccessiva, e in Metalmobil c'è una ricerca veramente spasmodica di tutte le componenti che portano alla definizione di un prodotto. E questo fa sì che la ricerca del progetto non sia soltanto fatta su eccessi di novità, ma diciamo di eccessi di concretezza tutto sommato, ecco, che sono le cose poi che rendono vincente in questo momento l'azienda. Parlare di Francesco è toccare, diciamo, la carne viva delle cose, perché con Francesco ci conoscevamo da tantissimi anni e credo che in questa fase della Metalmobil lui, che ci ha lasciato 4-5 anni fa ormai, sia il grande assente, ma è contemporaneamente il più grande presente, perché la sua sedia, la Uni, credo che non esiste secondo me prodotto che ha avuto più successo di questo.